Ci troviamo al 141 di Via Redentore, Caltanissetta. Quella che vediamo è la casa in cui abitò Sciascia durante gli anni nisseni. C'è una targa che ricorda questa sua permanenza qui al civico 141 di Via Redentore. Questa casa visse Leonardo Sciascia, molto attingendo al cenacolo culturale in sera e molto dando alla città di Caltanissetta. Società di Dando Alighieri e la Società di Insieme Storia Patria posero centenario alla nascita, 1921, quindi 2021. Quindi Sciascia abitò qui. E probabilmente in questa casa lui scrisse alcune delle sue opere poi fondamentali, il Consiglio d'Egitto penso per esempio, aveva già scritto le parrocchie di Regalpetre, era già un autore affermato, aveva già un vasto pubblico. Poi andò via alla fine degli anni 60, Sciascia andò via da qui, dalla città di Caltanissetta, per trasferirsi a Palermo per seguire le figlie negli studi universitari. Il periodo nisseno comunque fu fondamentale nella sua vita, nella sua formazione umana, culturale. Fu un periodo di incontri. Gli incontri presso la libreria Sciascia, che non era suo parente, ma un'omonimia di cognome. Quella libreria di Corso Umberto era effettivamente un cenacolo, era il fulcro di quella che lui poi definisce la piccola Atene, una città dove esisteva un'elite culturale di rilievo notevole, che valicava anche i confini, di gran lunga i confini della Sicilia. Basti dire che la libreria Sciascia, la casa editrice Sciascia, furono per Leonardo una seconda università, una università vera e propria, perché egli stesso ebbe a dire che anni dopo, che forse ho capito, disse Leonardo Sciascia, il motivo per cui sono rimasto a Caltanissetta, aveva la possibilità di conversare nel retrobottega della libreria con personaggi quali Luigi Monaco, che era il preside del magistrale ai tempi in cui fu ospitato al monastero delle Benedettine all'Abbadia, in quei tempi in cui lo stesso Sciascia era studente e Brancati vi era docente, negli anni 30. Quindi Caltanissetta fu fondamentale per Sciascia dal punto di vista culturale e umano. Incontrò in pieno quella che lui poi chiamò la piccola Atene, questa stagione di notevole spessore culturale, di rilievo nazionale. Divenne un caso nazionale, poi vennero giornalisti di tutte le testate proprio per incontrare, per conoscere la realtà della libreria casa editrice Sciascia in Corso Umberto. E Leonardo Sciascia, uscendo di casa, percorreva questa strada con la sua Chesterfield, fumando le sue Chesterfield, per recarsi proprio in Corso Umberto presso la libreria Sciascia, ma anche
qui nei dintorni vi era il suo barbiere, per esempio, che era, ai tempi il barbiere era anche una specie di ritrovo, di salotto, oltre che una semplice sala da barba. E quindi vi si riunivano e si dialogava come una specie di salotto, oppure di un luogo di incontro, di amicizia. Vi nascevano amicizie, vi nascevano idee. E noi abbiamo trattato proprio la salone da barba in cui andava a Sciascia, che è proprio all'angolo qui di strada. Adesso vi ripasseremo di fronte. Abbiamo trattato questo singolare salone da barba, che anche conserva proprio l'atmosfera, i cimeli dell'epoca. Sembra di entrandovi di ritornare negli anni 60, di essere in un film degli anni 60, in un film come Il giorno della civetta. Altro singolare, presenza qui in via Redentore si è registro in questo palazzo, in questo bel palazzo Liberty. Adesso vedremo meglio. Questo bel palazzo Liberty negli anni 20 era sede di un prestigioso convitto. E lì vi ebbe ad abitare per un periodo niente di meno che il nipote del Negus, cioè dell'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie. Perché è un ragazzo molto giovane, proveniente dall'Etiopia, che venne ad abitare qui nella metà degli anni 30. Come mai il nipote dell'imperatore d'Etiopia viene proprio qui? Perché l'Etiopia era ricca di miniere e quindi si pensò di far studiare il ragazzo, perché poi avrebbe dovuto gestire quell'impero minerario del suo paese. Si pensò di farlo studiare presso la migliore scuola mineraria, una delle migliori, che era l'Istituto Mottura di Caltanissetta, che tuttora esiste nella parte nuova della città, un bellissimo museo. Quindi Selassie arriva a Caltanissetta all'improvviso, fa la sua comparsa presso la società cittadina. Appare questo ragazzo di colore molto elegante, un bel ragazzo, comincia a fare strage di cuori, comincia a frequentare l'alta società. Ecco il palazzo Liberty, dove vi era il convitto in cui abitò Selassie. Un bel palazzo Liberty. E poi, negli anni 20, il principe comunque abbandona, il nipote del Negus d'Etiopia abbandona questo convitto per trasferirsi al Grand Hotel. All'epoca Caltanissetta aveva una specie di villa, di sua villa Igea, Grand Hotel Concordia, oggi si chiama Villa Mazzone, che è una casa di riposo per anziani. Era una bellissima struttura che fu effettivamente il luogo, uno dei grandi alberghi di Sicilia, e lì si abitava. Questa storia poi venne trattata per primo dal professore Michele Curcuruto, uno storico che si occupò molto dell'epoca dello zolfo, discendente a sua volta da una famiglia di gestori zolfari. Il professore Curcuruto parla per primo lui di questo giovane rampollo di questa famiglia imperiale. E questo racconto arriverà poi sul tavolo di meno che di Andrea Camilleri, il quale poi
viene ricaverà un suo racconto che si chiamerà appunto Il nipote del Negus. Singolare peraltro per altri motivi, anche perché il nipote del Negus cominciò a far parlare di sé anche per fatti poco piacevoli, perché praticamente egli non pagava mai, non pagava il conto del Grand Hotel, non pagava i ristoranti, non pagava i negozi di abbigliamento. Infatti il caso finì poi addirittura all'ambasciata, insomma, d'Etiopia. Venne ripreso, si può dire, dalle autorità, ma se ne invischiò e continuò a fare la sua bella vita. Una storia molto particolare. Poi tra l'altro lui si fidanzò con la figlia di un esponente della piccola Atene, Calogero Bonavia, intellettuale, poeta, pastore valtese, tra l'altro. Che addirittura questo era singolare, questo singolare intellettuale parlava pure il greco antico fluentemente, insomma. E la figlia era la fidanzata del nipote del Negus. Poi quando il nipote del Negus partì, andò via dall'Italia, poi scoppiò tra l'altro la guerra tra Italia e Etiopia nel 37, insomma. Il nipote del Negus si lascia Caltanissetta e questa ragazza praticamente ebbe una crisi nervosa, pare che finì ricoverata in una clinica psichiatrica addirittura, cioè in imbazzì, uscì pazza dal dolore per la partenza di questo principe, di questo rambollo della famiglia imperiale etiopia. Tutto questo negli anni 30. E poi la cosa rimane anche di questa storia, rimane un meteorite nero presso l'importantissimo museo mineralogico della Zolfara, l'istituto Mottura, vi è questo piccolo meteorite nero, il quale venne regalato dalla famiglia imperiale etiopia alla città di Caltanissetta in segno di gratitudine per l'ospitalità che diede a questo membro della famiglia imperiale. È possibile ancora vedere questo meteorite. Un altro personaggio ancora abitò qui in via Redentore. O meglio, molte fonti mi hanno detto che qui nacque e visse uno dei più importanti filosofi italiani del dopoguerra, Rosario Assunto. Attendo conferme se qualcuno ha delle altre informazioni. Rosario Assunto nacque e visse in questo palazzo, e secondo alcune fonti, quindi chiunque ascolti e ne sa di più lo può comunicare. Benissimo, intendo conferma. Per Rosario Assunto era docente all'Università di Urbino, e un esteta, docente di estetica all'Università di Urbino. Il professore Rosario Assunto rimase famoso per avere elaborato una sua dottrina, una sua teoria estetica, è l'estetica del giardino. Il giardino inteso come simbolo, come modello di società, come modello, come emblema di le varie civiltà. Il giardino proprio come massima possibilità estetica. È una teoria molto bella che se messa in pratica veramente effettivamente diffonderebbe
la cultura della bellezza. Invito anche qui a fare le vostre ricerche sul rosario assunto dell'estetica del giardino. Professore, poi conservò rapporti epistolari con la città di Caltanissetta, non potendosi più recare qui all'età avanzata, non gli consentiva di viaggiare. Vi sono ancora delle lettere, lui comunque rimase le lettere che indirizzava al compianto professore Sergio Mangiavillano. Per esempio, esiste questa corrispondenza che è possibile rinvenire presso la biblioteca, presso vari libri, vari fondi. Professore, Rosario Assunto conservò sempre forti legami con la città di Caltanissetta. Comunque, il suo pensiero è uno dei capisaldi della filosofia italiana del Novecento. E qui sulla destra troviamo proprio, diremmo in siciliano, una cantunera di strada, troviamo il salone della barba di Tuminuco, che era quello di cui parlavamo prima, in cui anche Sciascia fu cliente, e abbiamo noi intervistato pure il titolare, che ci ha mostrato pure questo spaccato di memoria, di tradizione, aperto dagli anni 60, sotto questo bel palazzo, sotto Liberty peraltro. C'è questa singolare angolo molto particolare con queste vetrate, un angolo particolare alla città, chiamato anche la forbice di Santa Lucia. Forbice di Santa Lucia, quindi si può intendere sia come il barbiere Dominuco, ma anche come questo edificio. E mi dicevano che in quegli anni in cui Sciascia veniva qui, abitava qui, lo si vide passeggiare per queste strade a braccetto niente di meno che con il regista Damiano Damiani, che era venuto a consultarlo perché doveva realizzare la sceneggiatura del film Il giorno della civetta con Claudia Cardinale. Quindi Damiano Damiani fu qui e lo videro passeggiare insieme a Sciascia per queste strade. Infatti poi quel film lo ricordiamo tutti, e fu forse da quel film in poi che la notorietà di Sciascia arrivò a livelli internazionali. E poi tra l'altro il primo film, il romanzo sulla mafia, mai prodotto in Italia. Siamo ormai a Santa Lucia, questa è la chiesa di Santa Lucia, ricostruita nel 1950 dopo che una bomba d'aereo la colpì e l'incursione del 1943. Gli storici dicono che proprio qui era l'ingresso trionfale alla città di Caltanissetta, vi era proprio una delle porte principali di Caltanissetta, e qui facevano il loro ingresso le alte cariche cittadine quando prendevano possesso della loro sede. Entrando qui, provenendo da Palermo, per questa era l'uscita dalla città in direzione Palermo, il Redentore poi diventava la Regia Strada per Palermo, carrozzabile per Palermo, anche i Mille fecero il loro ingresso proprio qui. E qui si conclude questo itinerario. Abbiamo già vista, la rivediamo.
la casa natale del drammaturgo Pier Maria Rosso di San Secondo. Ecco qui, Pier Maria Rosso di San Secondo, uno dei grandi drammaturghi del Novecento. Il terzo, secondo la critica, egli fu il terzo per importanza dopo Pirandello ed Edoardo. Nasce qui il palazzo di famiglia. La famiglia Rosso di San Secondo era una grande famiglia storica siciliana. Avevano anche una bellissima villa nei dintorni di Caltanissetta. Poi Pier Maria studierà nel vicino collegio dei padri gesuiti. Un tempo nella sede dell'ex collegio dei padri gesuiti, dove vi si trovava il liceo classico. Poi lascerà la città e si recherà all'estero, sviluppando una tematica tutta sua molto particolare, cercando un equilibrio tra la passionalità mediterranea e la razionalità nord-europea. È un autore molto amato all'estero, soprattutto in Germania. Fu proprio Pirandello a scoprirne il talento, a farlo conoscere. Talento letterario, talento teatrale. Vi rimando all'approfondimento sul Rosso, cui abbiamo dedicato ampio spazio. E vediamo la lapide. Venne una volta, si mettevano le targhe commemorative, si mettevano le lapidi. Ecco, rivediamo la lapide che ci ricorda che in questa casa addì nel giorno, quindi 30 novembre 1887, vide la prima luce Pier Maria Rosso di San Secondo, portò sulle scene del mondo l'anima travagliata e generosa di nostra gente. In pochi metri di strada abbiamo incontrato quindi diverse personalità di spicco che hanno caratterizzato con la loro presenza questo rione, e potremmo così definire questo tratto di strada che abbiamo percorso, potremmo definire una strada allicciata, e da qui si vede anche il Monte San Giuliano con il santuario del Redentore di cui ieri si è celebrata la festa annuale. In questa immagine vi salutiamo e andiamo a rivederci nel prossimo video.